Allora, intanto che è partita la diretta e intanto che aspettiamo le persone che si collegano, io faccio una verifica. Ok, di prova, benissimo. Allora, ben collegati su Click for Italia. Saluto quelli che si stanno collegando. Mi trovo questa volta ad Ascoli. Precedentemente ero a Bologna e questa volta ho fatto un bellissimo salto ad Ascoli e ho avuto l'occasione, l'opportunità di poter intervistare qui accanto a me Gigi, che ci parlerà di che cosa? Avete già visto la pubblicità che ho fatto e che abbiamo messo? Parleremo della Quintana di Ascoli, un evento sicuramente centrale della città. E Gigi, ti vuoi presentare? Dimmi come mai ho chiamato te, perché tu sei il maggiore esperto della No, non Quintana. esageriamo. No, no, la Quintana è vissuta dagli ascolani, anche gli ascolani conoscono, diciamo, la storia della Quintana, perché spesso si fa questi Certo. incontri, diciamo, per renderli consapevoli di questa rievocazione storica. La nostra non è folklore, è una Ok. rievocazione storica. Quindi molto probabilmente interessa di più, no? I non ascolani, questo mi farebbe piacere far conoscere la Certo. Quintana anche fuori dal nostro territorio. Certo, guarda, qui siamo Lo collegati scopo è con tutta questo, eh? Italia, Benissimo, non quindi c'è cosa più. diciamo che se ne ha l'opportunità di sentirlo perché in Rai c'è una piccola diretta che viene fatta, no? Sì. Anche se insufficiente, immagino, perché per far capire le dinamiche di questo tipo di rievocazione. Sì, io infatti quando fui nominato nel 93, regista coreografo della Quintana, fu il primo anno, no, l'anno prima c'era stata una diretta Rai che allora durava, diciamo, un'oretta e mezza, due, che poi via via negli anni veniva ripetuta, però sempre più accorciata. E Sì. soprattutto a me non piaceva tanto, lo dico sinceramente, perché poi quando si collegavano già c'erano i cavalli, diciamo, in campo pronti per la giostra Certo. e non potevano invece vivere il corteo che era stupendo. Il nostro Certo. corteo era la chicca, diciamo, della Quintana, perché ce ne sono in Italia tantissime di rievocazioni storiche, però quello che ci distingue è sicuramente la quantità, oltre che la qualità, dei figuranti, ecco, io li chiamo figuranti, in altre parti si chiamano costumanti, no? Certo. Così, sestieri, Sì. adesso vedremo perché sestieri, Certo. mentre in altre rievocazioni storiche, quartieri o via dicendo. Ora, e quindi ci distingue soprattutto questo corteo che io mi sentivo quasi un Bondarciuk, la grande regia, no, delle epiche, dell'epopea napoleoniche. Certo. Perché? Perché dominare 1400 personaggi all'inizio era una cosa veramente molto difficile e complicata. E Certo. sì, diciamo, avevo quella che era la tradizione, diciamo, già consolidata, però pian piano, il numero di figuranti aumentavano e quindi sistemarli poi e così governarli, diciamo, in ogni fase, in ogni episodio della Quintana, perché la Quintana non è solo la giostra e il corteo, ma è tante altre cose poi, Certo, adesso vedremo. esatto, parliamo proprio di questa fase, visto che siamo entrati, Sì, però io prima ti volevo fare una domanda, perché Quintana? Cioè, da Quintana, dove? perché questo termine Quintana deriva dalla quinta strada dell'accampamento romano, che era la Ok. quinta, dove, come dire, i mila si esercitavano, no, nel corpo a corpo o negli scontri a cavallo. Ecco. Da lì poi nel 400 c'erano delle quintane in diverse parti d'Italia, ma soprattutto nelle grandi signorie. Possiamo ricordare uno scontro favoloso, quello che avvenne a Piazza Santa Croce con i Medici, Sì. dove Giuliano, fratello di Lorenzo, vinse una giostra che si svolgeva, quintana, che si svolgeva proprio sulla piazza, di Santa Croce.
e quindi già era abbastanza consolidata, ma diciamo che già anche da noi si facevano. E gli statuti del 1377, poi tradotti in volgare nel 96, 1496, parlano già, ecco, di una quintana. Più che una quintana, come la possiamo intendere oggi, era una corsa di cavalli Ok. che si svolgevano in onore, e questo è importantissimo poi, in onore al Santo Patrono, Sant'Emidio. La festa di Sant'Emidio calava allora come oggi il 5 di Di agosto, agosto. e quindi in quel giorno si attrezzava, ecco, questa corsa di cavalli. All'inizio erano dei cavalli scossi che partivano da Porta Romana Sì. giù per il Corso Mazzini. E poi immaginate, no? Potete immaginare questi cavalli che si rincorrevano, una cosa cruenta quasi. Poi giunti al bivio del Carmine, che era una curva, diciamo, strettissima, lì cadevano oppure si cadevano, si rialzavano. Ecco, ci sono delle immagini anche che ricordano questo bivio così difficile. Risalivano poi verso la piazza Arringo, lì dove era la piazza Sagrato. E chi arrivava primo vingeva un drappo color cremisi. Oggi lo chiamiamo palio, che viene dipinto da un grande artista di solito. Allora si vingeva invece questo drappo, color cremisi perché il colore del martirio, e quindi festa, botti, fuochi d'artificio e via Certo, grande dicendo. festa appunto Sì. per il patrono a Sì, questo punto. poi pian piano questi cavalli, ecco, chi erano i sestieri a fornire? No, assolutamente, erano dei maggiorenti della città. Spesso erano cardinali di alto rango che fornivano i loro cavalli per la corsa. Oppure nobili della città che lo stesso provvedevano al loro cavallo per farlo vincere, anche perché si vinceva una somma, diciamo, non indifferente. Questo è andato avanti. Ecco, poi nel 500 questi cavalli incominciano ad essere montati da giovinetti, ecco, che a pelo Sì. correvano questa giostra. Poi ci sono state delle interruzioni nei primi del 600, poi è ripresa nel 700, maggior vigore fino all'Ottocento, con alcune interruzioni date dalle guerre, dalle pestilenze e via Certo. dicendo, poi riproposta dopo la guerra, la Grande Guerra, poi interrotta nella Seconda Guerra, e poi dal 46 in poi si incominciò forse, ecco, da allora a pensare di ripristinarla, modificando naturalmente molte cose, e grazie a illuminati, diciamo, Ascolani, adesso non sto a fare i nomi, ma Certo. incominciarono a pensare ad una quintana moderna. Siamo nel 1955 e si chiede aiuto a Firenze. A Firenze perché? Perché c'era un mossiere del calcio storico fiorentino, che aveva una certa esperienza, aveva sposato una scolana, e quindi viene da noi a darci istruzioni. Il famoso, molti episodi, diciamo, come il saluto che si fa al campo, derivano tuttora al calcio storico fiorentino. Fiorentino. L'abbiamo, diciamo, adottato con qualche piccola variante. E così inizia la quintana moderna. All'inizio con cinque sestieri, la Piazzarola non partecipa, perché? Perché era un piccolo nucleo, no? Era il mio sestiere, la Piazzarola. Ok. E poi dal 56 anche la Piazzarola partecipa alla quintana, e quindi diventano sei sestieri. E da qui il Sestieri, nome a questo ecco, punto. non erano quartieri. I quartieri c'erano nel 400, che la città era divisa, no? In quartieri che avevano delle autonomie, va bene, se non stiamo, però ecco, si adotta questo termine sestiere.
la Quintana moderna, ecco, e si focalizza su alcune date e alcuni giorni Sì. molto importanti. La cosa che forse più mi piace, che apprezzo di più, è quello che è legato alla grande tradizione, soprattutto legato al Santo Patrono. Certo. Perché? Perché il giorno di Sant'Anna, il 26 di luglio, così come accadeva allora, si presentano i cavalli, i cavalieri, e si presenta oggi il palio, che viene, diciamo, commissionato a un grande artista. Noi abbiamo nei nostri sestieri veramente una collezione di grandi opere d'arte, non solo locali, ma anche dei grandi pittori italiani. Quindi diciamo che la Quintana non c'è solo nel momento di agosto, quando è la festa per il patrono, ma c'è tu parte molto prima. Mi fa piacere che mi hai fatto questa domanda. La Quintana si vive tutto l'anno. Tutto l'anno. Sì, è proprio così. Quindi l'Ascolano vive la La Quintana Scolana 365 giorni. 365 giorni, adesso sta riposando un Eh po', beh, ecco, poi dopo no, dopo, bene o male, ci sì, vuole un po' di pausa. sì, ma poi soprattutto quest'anno che è stato un anno particolare, e poi già si riprende perché attorno diciamo, la Quintana si vivono tante altre cose. Le cene di sestiere, le cene propiziatorie, le gare degli arcieri, degli sbandieratori. Noi abbiamo i più bravi sbandieratori d'Italia. Abbiamo vinto le gare, arrivando primi più volte, e poi vengono chiamati in ogni parte del mondo, Certo. perché sono bravissimi. Il nostro numero è quello della bomba, no? Che si Della bandiera che si lancia. lancia in alto, arriva, si dice, fino a 30 metri. Oggi ci sono degli sbandieratori che ancora riescono a tirare la bandiera quasi a 30 Quindi c'è metri. una scuola anche Sì, dello sì, sì. sbandieratore. Allora, se ripartiamo dal 55, piano piano furono inserite, diciamo, delle figure che facevano spettacolo. Tra cui gli sbandieratori, gli arcieri bisognerà aspettare qualche anno dopo, però ecco, e la Quintana, le date, come dicevo prima, il 26 c'è la festa di Sant'Anna, dove anticamente la città veniva aperta, si mettevano le bandierine rosse sulla torre della cattedrale e c'era per la festa i fuoriusciti potevano entrare in città. No? C'era questo momento di libertà e di fratellanza tra anche gli allontanati politici, che ce n'erano tanti perché Ascoli ne contava veramente tanti, potevano rientrare in città, partecipare alla festa di Sant'Emidio. Poi, il giorno prima della festa, c'è la famosa benedizione dei ceri, che è la manifestazione più bella, Sì. diciamo, dove il palio, questo drappo, viene portato davanti alla cattedrale, i sestieri, diciamo, partecipano con dei maggiorenti, che sono le corporazioni, diciamo, che allora c'erano, in pompa magna, castelli soggetti, ce ne sono 11 quest'anno, e quindi che partecipavano poi, no, a questo atto di devozione nei confronti di Sant'Emidio, e si fanno davanti alla cattedrale. Entrano i cavalieri, si benedicono, il vescovo li benedice, e poi si presenta alla città, ecco, il palio si fa vedere. E c'è l'estrazione, no? Dei tempi di corsa, che si svolgeranno poi il giorno dopo, la domenica, Sì. l'ordine di assalto. E quindi è particolarmente sentito perché uscire per primi si è un po' favoriti perché il terreno diciamo, è ancora integro e ben Certo. messo. E poi sulla corsa del primo tutti poi si, come dire, Tarano un po' la esatto, loro. la loro corsa. E questa è una manifestazione molto bella perché beh, si sente questo desiderio di riascoltare i ritmi dei tamburi che la città gode in quei giorni,
di questi suoni, le chiarine, ma tenete presente che, come dire, per mesi, nei sestieri e quindi in tutta la città, i giovani si allenano a suonare le chiarine, a battere i tamburi, perché ogni suono ha un significato ben preciso, ogni squillo di chiarina, è adattato, diciamo, al momento storico. E quindi per un mese e mezzo la città di sera Lì si sentono, diciamo, suonare, c'è no? il Questi rumore in suoni. città, È c'è una un colonna rumore, è una sonora della colonna Guinotti. sonora. E Certo. poi si corre la corsa. A proposito di questi giovani, diciamo, io dico sempre, l'ho sempre sostenuto, che sì, la Quintana è un valore aggiunto alla città, indubbiamente questo. Però ha anche un forte valore sociale. Cioè per mesi e mesi ci sono sbandieratori, tenete presente che ogni sestiere almeno ne ha 15, 20, 25, Però 20, 25 tamburini, 20, 25 chiarine, sono giovani. E quindi sono impegnati, no, in queste cose. E tutta la città è impegnata per i costumi, le sartorie e tanto altro, no? E quindi si muove una città, no, perché sente l'appartenenza a qualcosa. è che è E importante questo oggi al mondo, è un valore fondamentale. aggiunto. Cioè invece di andare, ecco, no, concedersi oggi, no, quelle sbornie che oggi i giovani Sì, prendono, è vero, è purtroppo, vero. no? E invece rimane integra, diciamo, Certo. e il sestiere diventa un luogo di aggregazione sociale, che è fondamentale, perché nel frattempo si organizzano cene, io tengo anche delle lezioni, diciamo, storiche all'interno del sestiere per trasmettere ai giovani questo senso di appartenenza. Visite guidate nei monumenti, nelle opere d'arte, ecco, la città si muove in questa direzione e questo credo che sia molto importante, che è dato proprio, che cade proprio in questo momento dove la città si unisce a questo santo patrono, questo lo devo dire, molto amato dagli ascolani, che è Sant'Emidio. E se noi pensiamo alle opere d'arte che poi Ascoli custodisce, pensiamo a Crivelli, no? Le grandi opere di Crivelli, a Politico che è in cattedrale, dove il Crivelli allora, nella fine del 400, descrive in maniera minuziosa, secondo il suo stile, no? Gli abiti che i santi indossano, che non sono gli abiti classici, lui li vestiva con gli abiti alla moda di allora. E quindi da queste opere ci si ispira poi per realizzare poi i costumi. E i costumi sono meravigliosi. Veniamo allora a questo punto alla sfilata, Alla perché il sfilata. momento veramente Sì. Ecco, clou è proprio parte con la sfilata. la sfilata, ma una piccola parentesi, Sì. dal 1993, da quando, diciamo, io mi sono occupato poi anche personalmente della regia, di quant'altro, aiutato anche, diciamo, da bravi collaboratori che poi hanno ereditato, poi ho lasciato da 2 o 3 anni, diciamo, il Certo. mio mandato. Sono rientrato nel mio sestiere, la Piazzarola, perché Quindi allora anche tu dovevo sfili, essere. adesso sfili. Sì, e mi hanno nominato console. Quindi ecco in testa al mio sestiere, provo un'emozione che non puoi immaginare, perché io l'ho vissuta la nascita della Quintana, nel 55-56 avevo 11 anni, 11-12 anni, Certo. e quindi ricordo benissimo, no? E tutta la piazzarola che si animava, no? Per partecipare a questa cosa. Io non... Mio zio, che era un bravissimo sbandieratore, cercava a tutti i costi, in maniera ostinata, no, di mettermi in mano questa bandiera che puntualmente mi cadeva in testa. Non Ahia, ero capace, non non eri ero nato per fare lo sbandieratore, assolutamente ma proprio. certo. E
venivi relegato ad essere un pagitto, la cosa, Non sai, era non proprio, era, eh? no, era la più desiderabile, no? Ecco. E quindi poi, ecco, ritrovarmi oggi, no, console della Piazza Rolla è motivo di grande orgoglio, di grande amore. Una parentesi, il console, i consoli dei sei sestieri hanno una carica a vita. Sarà l'unica cosa in tutto il mondo oggi, cioè, la carica, Fantastico. e quindi ci si sente una forte responsabilità. Dovremmo essere i saggi, diciamo, del Sì. sestiere, che, ecco, proprio responsabilizzati da questa carica, Certo. perché di lotte ce ne sono tante tra sestieri, Posso poi puoi immaginare la immaginare la rivalità. rivalità, ecco, mette sempre un po'. Potrei raccontare 1.000 episodi di cavalli portati al primo piano di una casa, No, ma porte murate per non far uscire di notte, ma cose incredibili, sono episodi fantastici. E quindi, dovresti scrivere un ma libro, prima o poi forse lo farò, ma di episodi ce ne sono tanti, di veramente simpatici. E dove eravamo arrivati? Ecco, un'altra cosa, quando io mi diedero questa responsabilità, era il 93, si pensò di celebrare un episodio molto importante, che era quello della ricorrenza, diciamo, i 50 anni della Quintana. E quindi bisognava attrezzare una seconda Quintana che veniva prima della Quintana, e cadeva, quindi fu stabilita una data, il secondo sabato di luglio, dedicato alla Madonna della Pace. La Madonna della Pace è un quadro bellissimo, che si trova all'interno della chiesa di Sant'Agostino, e ricorda questa pala stupenda, un evento bellico che accadeva spesso in città in quegli anni, 300-400, dove le famiglie cittadine sono state sempre terribili, si facevano, diciamo, lotta tra loro, e poi le guerre con i castelli, soprattutto del circondario, che si fiondavano in città a porre scompiglio. E in uno degli episodi più cruenti, diciamo, della storia cittadina, pare, ecco, che la campana della chiesa di Sant'Agostino suonasse. E allora tutti si precipitarono a vedere di notte, no? E la campana suonava da sola, in segno di pace. Fu colto, diciamo, questo simbolo di pace. E fu realizzata questa pala bellissima, che si trova attualmente dentro la chiesa di Sant'Agostino, e quindi in memoria di questa vicenda fu attrezzata una seconda giostra di luglio, Bellissimo, che si svolge di notte, di sera, sì, quindi con la suggestione della città. dove i colori cambiano aspetto, dove questi 1.400 personaggi così sembrano immersi in come dire, un'atmosfera da favola, con le torce, molto bello, molto suggestivo. E quindi le quintane sono diventate due l'anno, una la seconda, il secondo sabato di luglio, e l'altra quella canonica della prima domenica di agosto, In dedicata a occasione a San Sant'Emilio. Emilio. Sì. Ora, le piazze, quindi, una piccola parentesi, Ascoli, per chi, diciamo, non ha il piacere, hanno avuto ancora il piacere di Esatto. Noi visitare, invitiamo tutti a venire a è una vedere questo città stupenda, veramente gioiellino. stupenda. Tenete presente che Ascoli ha uno dei più grandi centri storici come estensione. Sembra strana questa cosa, ma è Sì, così. perché non è poi una città No, perché, grande, però. no, ma è questo, dove ci sono le sovrapposizioni di diverse epoche che partono dal periodo Piceno, i resti, fino ad arrivare al barocco. E quindi c'è una sovrapposizione proprio di Ricca stili. proprio, Sì, ricchissima. uno potrebbe pensare, che so, a Siena, Mantova e via dicendo, non hanno questa prerogativa.
E quindi possono ammirare resti, diciamo, di diverse epoche che partono dai Piceni, romani per arrivare al 600-700 inoltrato. Quindi dicevo, Ascoli ha mantenuto, cosa rara, le tre piazze significative, sin dal Medioevo, dal periodo comunale. C'è la piazza Sagrato, che è piazza Ringo, dove si svolgono diciamo le feste dedicate al patrono, e qui viene impiegata la piazza per attrezzare la benedizione dei ceri che vengono portati in dono al santo. Poi c'è Piazza del Popolo, che è piazza civile, dove si svolgevano le adunate politiche civili, ma sin da allora, come oggi, no? Si è mantenuta questa caratteristica. Poi c'è la piazza Mercato, le tre piazze sono queste, che è la piazza Ventidio Basso, che sarebbe San Pietro Martire, diciamo, dove insistono due chiese bellissime, che è San Vincenzo Anastasio e San Pietro Martire. Ecco, vi consiglio di venire per godere poi l'aspetto urbanistico che si lega attorno a queste tre piazze. Perché è particolarmente significativa? È composto da piccole viuzze, stradine, no, orientate secondo l'allineamento dell'accampamento romano, come avveniva allora nel periodo piceno, e quindi orientata attraverso la costruzione del cardo e del decumano che spezzavano e tagliavano la città, e quindi sono orientate queste ruette, vengono chiamate rughe, come fossero delle rughe. Orientate a seconda e sono molto caratteristiche. Si scopre un'Ascoli storica molto bella, e quindi veramente consiglio a tutti di venire. E poi Ascoli custodisce una pinacoteca straordinaria, bellissima, dove ci sono opere importantissime, dicevo prima il Crivelli, ma Tiziano e via dicendo, i grandi, diciamo, del 400, del 500, del 600. È una pinacoteca particolare perché è inserita all'interno come se fosse di un appartamento storico, no? E Sì. quindi si vedono appese come si facevano nelle collezioni del Seicento, che i maggiorenti e i nobili appendevano le loro gallerie, ecco, all'interno della casa. Avviene oggi è così. E poi ci sono tanti altri monumenti e le torri che sono rimaste, delle circa 150-180 torri che nel Medioevo si contavano in città. Ecco, qualche torre è rimasta e così in maniera molto ardita ancora si presenta allo sguardo, allo skyline un po' della città, e tuttora noi abbiamo davanti, ecco, un Esatto, paesaggio straordinario, bellissimo. perché anche tanto verde Ascoli Ma ecco, ne intorno. ha tanto di verde, non solo nel circondario, ma anche all'interno della città. Perché? Perché Ascoli è un'isola fluviale, diciamo, una penisola fluviale, dove insistono un fiume affluente, che è il Troddo e il Castellano. E quindi ha un letto, i letti dei fiumi sono molto, molto bassi, e quindi attorno c'è una vegetazione che è molto ricca, molto ricca. E quindi due fiumi, immaginate i ponti, poi c'è un ponte Certo. romano meraviglioso, c'è il ponte di Cecco, un ponte che insiste davanti ad un forte, diremo quasi, che è il Forte Malatesta, dove all'interno oggi si organizzano, cioè c'è un museo dei Longobardi, perché c'è stato un insediamento anche longobardo in passato, e quindi anche mostre e niente, tante, tante, tante belle cose. Torniamo alla Sì, torniamo alla Quintana, quinta. Frenami, perché ci sarebbe veramente tanto cose da dire, sì, ma guarda, esatto. è un piacere ascoltarti, quindi, ma Grazie. tornando alla Quintana, invece proprio al momento della gara, Sì, no? sì. Che è una gara un po' particolare, perché noi siamo abituati magari a quella dell'anello, no? Quella che invece ad Ascoli Unica, è unica, giusto? Ecco. perché è cruenta, si dice, no? In pieno E stile, ci vogliono no? cavalieri veramente. Dotati non Sì. solo della cavalcata, di essere un tutt'uno con il cavallo,
che si deve essere veramente un tutt'uno per il cavallo per vincere una quintana, che è una cosa molto difficile, molto complessa. E ci sono i più grandi cavalieri di giostre, si affermano in ascoli e poi trovano fortuna anche in altri Certo. luoghi. Perché? Perché, vabbè, il corteo quindi parte, no? Ecco, si snoda lungo le vie, le piazze più importanti della città. Teniamo presente una cosa, questa è anche una cosa importantissima e unica, che sfilano anche le magistrature che governano la città, tuttora, quindi il sindaco Sindaco e e tutti tutti gli quanti gli assessori assessori. in costume. E quindi si parte con Quindi sono loro davanti. sì, è il primo, diciamo, che apre la sfilata, dietro poi i castelli, i soggetti, 11 ne sono adesso, mi sembra, sì, 11, e poi dietro i sestieri. E nei sestieri ci sono figure singolari, particolari, di ogni sestiere. Sì. No. C'è le corporazioni anche, no? Che erano significative di quel sestiere, che dire, maestri cartai, oppure ci sono anche non solo figure di notabili, quindi molto eleganti, ma inserì anni fa, e fu una fortuna, delle figure da popolane. Perché? Perché anche il popolo. Ora, disegnare e ricostruire un costume da popolana, se ben eseguito, è più bello di quello di una dama. E Addirittura. se indossato con eleganza, come dire, con un certo senso di competere quasi, no? Con la sua bellezza, con la dama, si è rivelato una scelta felice. Vincente. Sì. E quindi la dama, La dama la è, cioè, che dire, dama con un no? elegante abito stupendo, Credo che sia un onore, no? Per una scolana essere per Bacco, ma scelta. scherziamo, da quel momento in poi si dice, sei Giovannina, no? La dama di, no? Quindi diventa una carica. Magari, per tutta la vita in città. Esatto. E quindi poi, ecco, i tamburini, chiarine che aprono la sfilata del sestiere, poi dietro i nobili, gli anziani, e il cavaliere. È lui, si fa per lui, che sfila a cavallo e prende già gli applausi, no? Dei propri sestieranti. Serve a caricarlo E anche, no? certo, Farlo è lui sentire il protagonista. importante, il È protagonista. lui il protagonista. E quindi si entra nel campo dei giochi. Il campo dei giochi è dove ci si assesta poi. E questo è un momento magico, perché man mano che si entra si va ad occupare tutto. Immaginate 1400 figuranti che Figuranti. creano un effetto visivo straordinario. Quindi c'è E proprio anche una dinamica di come sì. E muoversi. dentro iniziano diversi riti. I riti sono quelli, allora, del saluto, prima di tutto, agli ospiti. Poi c'è il dono, cioè un episodio che è quello del fazzoletto, dove la dama annoda e stringe sulla lancia del cavaliere il fazzoletto con i colori del proprio sestiere. Sì, Immaginate quindi il valore simbolico, certo. no? La lancia che arriva, il fazzoletto che entra e viene stretto. Quindi deve giostrare per lei anche, per la sua donna. Poi altri, il saluto, abbiamo detto, no? E via dicendo. E poi c'è un episodio, perché molto molto bello, molto suggestivo, che è quello che viene detto della sciamata. Cos'è la sciamata? Ah, ci sono i numeri degli sbandieratori al campo, quindi si presenta al pubblico tutto il bello che si ha, Certo, no? certo. Della Quintana. Ecco, e poi c'è la sciamata. La sciamata è stata una grandissima idea, perché
Perché liberare poi di colpo tutto il campo in pochi secondi per attrezzarlo subito dopo per i cavalieri non era cosa semplice, cioè liberarlo a passo così ci sarebbe voluta mezz'ora. Certo. E invece al rullo dei tamburi, a uno squillo ben preciso, tutti scappano Ma di corsa e vanno ad occupare, no, le tribunette dedicate ai figuranti. È un momento veramente di grande festa, di grande festa. Io avevo sempre paura che qualche prima o poi qualcuno si bambino, becca. qualche sì, mi raccomandavo sempre. Però ecco, c'è questo momento magico. È Quintana. Da questo momento in poi si iniziano a fare le cose sul Sul serio. serio. Gioie e dolori a questo Gioie e dolori. punto. Tre tornate. In ogni tornata ci sono tre assalti. Ogni tornata va misurata con il tempo e i centri che vengono fatti nella botta che il cavaliere dà con la sua lancia su il saraceno, che ha uno Ok. scudo con dei punteggi di centro. L'abilità è quella. Prima di tutto, ecco, diciamo questo, dicevo, un cavaliere quintanaro è una cosa veramente complessa e difficile. Non solo deve essere un tutt'uno con il cavallo, ma deve anche essere forte, forte di polso. Perché deve impugnare una lancia che pesa quasi 6 Però kg. Ecco, perché? Perché il colpo che viene dato sullo scudo è un colpo, è una botta forte. sì. Che se non hai un polso per sostenere questa lancia pesante, in altre manifestazioni è quasi uno spiedino per infilare, diciamo, sa, si sente, no? Per infilare l'anello, ma qua senti la botta proprio forte. E quindi deve essere ben saldo sul suo cavallo e centrare, in un tempo queste tre tornate che si fanno. Hanno la durata, ogni tornata è, quest'anno c'è stato il record che è inferiore ai 50 secondi, immaginate. Anni fa si faceva 1 minuto e passa, adesso siamo arrivati quasi, no, ad accorciare i record quasi di 10 secondi, quindi diventa sempre più spettacolare, sempre Certo. più vivace, sempre più, e ci vuole veramente un coraggio e una forza non indifferente. E questo è il momento, diciamo, topico. Poi ecco la vittoria, e lì potete immaginare la gioia dei sestieranti. Il palio viene consegnato dal sindaco, dal magnifico messere, viene chiamato, al console del sestiere vincitore, e qui c'è il tripudio, no? Di tutti i sestieranti. Poi c'è l'uscita, bene? L'uscita, il pubblico ancora più nutrito, e si fa festa, ecco, si rientra poi nei sestieri, e se nel sestiere il vincitore puoi contarci, si faranno 3, 4, 5 giorni di festa. E ci credo. E l'ultimo che Tempo arriva? Poverello. fa, ricordo che si donava una chiave, era una chiave fatta grande, no? Di ferro, poi è sparita, non so, qualcuno se la tiene nascosta dentro casa. Dove il quinto arrivato, prima di uscire, e all'ultimo spetta la chiave per chiudere la Chiudere le porta. porte. Si dà, e tutti Bellissimo. aspettavano questo momento dove si vedeva Sì. l'ultimo, così importante non arrivare ultimi, perché te la puoi anche giocare. No, essere, sì, guarda che la giostra è sempre, esistono dei campioni, diciamo, che ormai mettono una seria ipoteca, diciamo, sulla vittoria, però ogni volta è una storia, perché gli errori possono essere tanti, bisogna stare attenti a che il cavallo non esca fuori dalle, no, che i centri vengono fatti, quindi Certo. non si è mai sicuri. Il percorso è un percorso a A 8? 8, dove al centro c'è questo, Sì, la scolare vero. dice,
pupazzo, lupo pazzo, Un però è un saraceno, un saraceno, sì. infedele, No, che ha questa era quello, no? posizione. Adesso non ne parliamo tanto, no? Perché, sai, potrebbero anche risentirsi giustamente. No, beh, Però certo. questa era la storia, la tradizione. Certo. E quindi cosa accadeva? Che ecco, si poteva anche arrivare quarti o quinti o sesti pur avendo fino all'ultima tornata essere vincitore quasi. Perché bastava un errore che poi. Si rimescolavano le carte, Sì, quindi la sì. tensione è E sempre se, attiva. sì, finché non si arriva alla fine non si assicuri niente. Quindi ecco, è così. Poi, questo mi piaceva ricordarlo, che all'interno dei sestieri, come dicevo prima, sfilano anche delle figure storiche, veramente vissute. Quindi mi piace ricordare delle figure femminili, no? Che hanno veramente fatto la storia legata, come dire, la bellicosità dei piceni, degli ascolani di allora. C'erano lotte intestine all'interno della città, come dicevo prima, nel 400 soprattutto. E sfilano delle figure di, loro, i naschi si chiamano le guerriere, no? Sono tre figure di cavallerizze femmine. Che veramente hanno, non solo sono vissute, ma hanno anche, sono rimaste alla storia. Quindi appartengono alla storia, non è favola. Ecco. Una di queste è Elisabetta Trebbiani, tenete presente che c'è una, è una poetessa guerriera, solo poetessa, a cui è stato poi dedicato l'istituto magistrale. Di Ascoli, Ok. ecco, come poetessa. E mi sono, diciamo, Certo. segnato un passo, no, dei suoi. Tenete presente che Elisabetta Trebbiani, che sfila a cavallo in tenuta tosta, ecco, aveva sposato un maggiorenne della città, il Ghisanti, che apparteneva a una di queste famiglie. Cosa accade? Lei temendo di notte spesso, no? Di essere assalita insieme al marito e via dicendo, una notte fu, diciamo, subì uno scontro. Il marito fu ferito. Tutti accorsero, diciamo, a soccorrerlo. Lei, poetessa, ecco, è rimasta nella storia quello che disse in quel. Mi piace per un attimo Certo, leggerlo. certo. I coniugi esser devono l'un l'altro come angelo custode, che in verun tempo né in verun pericolo mai abbandona quell'anima che gli è stata tolta in consegna. Questo lo disse ai soccorritori. Sì. E questa cosa fu tramandata poi tra le poesie e i brani poetici che lei poi ci ha lasciato. Altre due, simpaticissime queste, e qui la storia diventa ancora più particolare, era la famosa Menichina Soderini, che apparteneva a una famiglia di riottosi guerrieri, proprio nel vero senso della parola, e Flavia Guiderocchi, altra figura, diciamo, molto bella, che sfilano da guerriere. Perché lo sono state veramente, figure femminili, immaginate, del 400, no? Che fanno parlare di loro. Allora, la Menichina Soderini, che aveva sposato, no, che alla fine di una giostra sfidò il vincitore. Immaginate questa cosa, che era Ludovico Malvezzi, che è rappresentato anche attraverso una lapide nella cattedrale di Ascoli. Cosa fece questo? Lo sfidò. Si riniziò tutto. E lei vinse. Addirittura. Il Malvezzi. Immagina che Mamma roba. mia. Il Malvezzi, nei giorni successivi, si ammalò di rabbia, di febbre altissima e morì.
questa cosa. Accidenti. Sì, L'umiliazione che aveva certo. subito, no? Era troppo grande. Lei, insieme a Flavia Guido Rocchi, parteciparono alle guerre gli scontri che avvenivano con i confinanti, diciamo, abruzzesi. Siamo nel 400, quindi c'è il Duca d'Atri, no? Che cercava di, come dire, accaparrarsi i castelli, Colonnella, via dicendo, che erano sulle colline, diciamo, della valle del Tronto. E gli scontri erano cruenti, finché non ci fu, diciamo, uno scontro definitivo. Parteciparono a questa guerra anche queste due guerriere, abbiamo detto, Menichina Soderini, famose di Per Alvezio, avere. e Flavia Guido Rocchi. Nel rientrare in Ascoli dopo la vittoria, su un carro furono ammanettati i generali del Duca d'Atri. Tra cui il famoso Francesco da Celano, che era condottiero feroce. Bene, loro con i piedi sopra a questo generale ammanettato sfilarono per tutta la città e furono applauditi alla grande. Ecco, che sono degli episodi, diciamo, abbastanza simpatici, legati alla storia viva, eh? Sì, e poi in un C'è una periodo fantastica. storico come il nostro, dove insomma è Certo, importante è ricordare questo tipo importante, di ecco, per questo figure. no, ci tenevo un po' a raccontare anche questi episodi. E poi Ascoli c'è questo legame forte, ripeto, nei confronti del Santo Patrono, di San Certo. Benedetto. In questi ultimissimi anni ci si è messa anche la pandemia, quindi l'anno scorso non è stato possibile organizzare, diciamo, la quintana. Certo, Quest'anno invece si è si è riusciti. riusciti in maniera ridotta. Infatti, nella quintana di luglio 60 figuranti per sestiere, ne sono solitamente 160, immaginate, quindi un po' ridotta, però è stata fatta. Poi in agosto le cose, no, non c'è stato nessun contagio, tutti i figuranti erano a posto con Tamponati tamponati oppure oppure, già, no, certo, presentati con vaccinati. vaccinati, e non c'è stato niente di grave. È stata ripetuta quella di agosto dedicata al Santo Patrono con 80 figuranti per ogni sestiere. E lo stesso è stata una bella quintana, è chiaro, Certo, ridotta, ma speriamo il prossimo anno certo. di E ricorrerla. comunque anche un bel segnale Certo, di questo di ripresa, ripresa, ma sì. anche proprio del È fatto che stato si molto può difficile, ricominciare a vivere, ecco. certo, è stato molto difficile anche trattenere i sestieranti che, no, non potevano Scalpitavano, non sfilare, no? potevano. E quindi Senti, io ti chiedo un'ultima domanda, sì. se ci dici un episodio simpatico. Prima ti ho raccontato dei cavalli, no, che muravano, però qualcosa di Ce ne simpatico. so, dai, ti racconto questo, che è un po' Vai. brutto. Ascoli era partecipava e veniva invitato in tante manifestazioni. Pensate che se nel turismo di allora, quando presentava laddove, diciamo, si vendevano i pacchetti turistici in Sì. tutta Europa, mandava una rappresentanza della Quintana per così, no, Far regalare un capire, momento di ecco, certo. spettacolo. E quindi si andava a Francoforte, a Colonia, a Kulm, in Germania. In una di queste trasferte io portavo dietro di me un gruppo di tamburini e di sbandieratori per fare un po' di Certo. spettacolo. C'era il nostro magazziniere che ci preparava tutto, no? Nei sacchi, e si caricava sul pullman e si partiva. Potevi immaginare, Una grande festa. no? I chiarini, ma figurati, non c'era un attimo di pace. E si arrivò a Colonia. Arrivavamo tardi, di notte, e già la mattina dovevamo, no, fare il nostro. Sì. E quando andammo a vestirci, come ero raccomandato dai tedeschi, facciamo brutta figura, mi raccomando, puntualità, puntualità.
Ma sì, Morganti, ma come? No, ci svegliamo alle 6, che dovevamo stare lì, no? Alle 8:30 così. Venivano a prenderci poi i tedeschi. Come andiamo a vestirci? Le scarpe erano tutte sinistre. No, no. Il magazziniere aveva messo. Come avete fatto? La fortuna un po' ci venne incontro. Allora, partimmo con queste scarpe, immagina tutte, no? Togliemmo il tragitto, lo stivale, diciamo. Però, per nostra fortuna, l'esibizione andava fatto dentro una sala apparecchiata dove c'erano un convivio, no? E quindi dovevamo semplicemente sbandierare all'interno di questi tavoli, nessuno potevano vedere sotto, andò proprio, come si dice a chiave d'occhio, Fantastico. andò benissimo. Ma se dovevamo fare un'esibizione, diciamo, sarebbe stato veramente un Certo. disastro. Sì, perché credo che la cura del Per costume è fondamentale, no? Marco, Immagino anche presentarsi con un orologio. no, questa No, 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 no. eh? Un figurante della quintana non penserebbe mai di portare, che so, gli occhiali o Certo. un orologio, o cellulare, o via dicendo, no, assolutamente. Quindi anche l'attenzione dello stesso Sì, ma sì. figurante. E quindi sai, vabbè, comunque, è uno dei tanti episodi buffi, Immagino, beh, diciamo, questo è notevole, devo della quintana. Bellino, dire. sì. Ma poi cosa avete detto al vostro... Ah, al ritorno. Lui se la rideva qua ad Ascoli. No, 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 lui non sapeva niente, era ignaro di tutto, no? Poi al ritorno invece. Poi allora non c'erano nemmeno i cellulari, Sì, e uno quindi poteva, no, dire, no, mandateci, rispediteci, che so io, ma niente, qui non ce l'ha certo. perso. Bene, Gigi, io ti Ma io ringrazio, ringrazio è te. stato veramente un grande piacere. Ci tenevo a far conoscere la Quintana anche a un pubblico, Sì, insomma, sì, maggiore. sì. A me fa E molto piacere questa, anzi. io da L'invito, marchigiana e da ma certo. io sono di Fermo, della zona di Fermo, lo devo dire. Però, insomma, ho sempre amato Ascoli e Sì. sono sempre Fa molto stata una piacere. frequentatrice. Certo. E Venite anche in Ascoli, venite in quindi. Ascoli e io anche una tifosa dell'Ascoli, Ah, quindi certo, poi adesso sì. inizia, adesso Adesso si no. comincia, Il secondo quindi. amore della città. Esatto, il secondo amore della città. E la squadra di Esatto, calcio. esatto. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione. Vi ricordo che questa diretta la potete trovare anche negli IGTV, ma anche su Facebook. Quindi a breve troverete anche in differita la nostra diretta. Gioco di parole. Grazie ancora, Gigi, e spero di poterti Grazie avere ospite, magari veramente per parlare dei a noi. Ma piceni. certo, sarà fatto, come no? Ho un piacere, diciamo, anche di parlare di È un queste modo per far cose. conoscere la città, che è sempre Certo, stata in certo. sordina, ma è Sì, questo, splendida, è vabbè, splendida. piano Quindi piano ci riusciremo. conosceranno, ci riusciremo, certo. Buon proseguimento. Ciao.